Ciao a tutti, oggi vediamo come creare in modo sicuro e con prodotti commerciali delle cariche per la seconda espulsione nei razzomodelli. Intanto cominciamo dal tape match della clima. Ne prendiamo una striscia da circa 15 cm. Ecco qui, e la disponiamo senza appiccicarci le dita qui sul tavolo. Bene, poi prendiamo gli iniettori della clima per i razzi e ne prendiamo 8. Una volta tirati fuori dal packaging questi iniettori, sempre senza appiccicarci le mani, li disponiamo a una distanza di circa 1 cm, attaccati qui sul tape match. Detto questo, avvolgiamo il primo iniettore in questo modo. E poi cominciamo a fare un rotolino. Bene, una volta arrotolato, come potete vedere, ha una forma circolare e adesso andiamo a prendere un iniettore sempre della clima. Lo mettiamo nella prima parte dove c'è un po' di tape match ancora adesivo. Esattamente così, e poi prendiamo dell'altro tape match e ne tagliamo circa 4 cm o 5. Bene, prendiamo sopra l'iniettore in questo modo, lo appiccichiamo sopra l'iniettore, sempre cercando di non incollarsi le dita, in questo modo. Giriamo bene tutto il tape match intorno al nostro rotolino, fissiamo bene e la nostra carica è pronta. Ok, allora la carica in questo modo è pronta. Poi prendiamo un po' di vatta protettiva per paracaduti, sempre della clima, che è fatta in lana di vetro, e prendiamo un ciuffettino, la raggruppiamo e la passiamo in fondo al cavo. In questo modo. Ecco qui, fino ad arrivare alla carica di lancio. In questo modo si proteggerà il vano di carico del missile dove avremo la seconda espulsione. Ok, adesso come vi dicevo abbiamo aggiunto la carica e prendiamo il nostro razzo che avete visto in altri video e carichiamo la carica dal davanti. La spingiamo bene giù, adesso c'è l'ostacolo del portamotore. Dobbiamo essere cauti a prendere bene il buco. Spingiamo tutto all'interno con l'ausilio anche magari di un cacciavite. E ecco qui, vedete, è spinta abbastanza giù, non so se si vede bene dalla telecamera. In ogni caso, esce il filo da qui dietro. Poi procediamo a spellare l'accenditore e a separare molto bene i due poli. Detto questo, possiamo caricare tutto il paracadute. Poi sigilliamo la parte posteriore del razzo per evitare fuoriuscite di gas. Come vi ho detto, questa carica va messa in vani appositi in razzi magari più grandi. Adesso prendiamo un altro po' di ovatta. La carichiamo bene all'interno, ne prendiamo anche un altro pochino, in modo da evitare bruciature del paracadute. Poi carichiamo il nostro paracadute
in questa maniera, così. Carichiamo bene a fondo. Adesso con il fatto della presenza della carica non si riesce bene a infilarlo, però ovviamente questo raggio non è adatto. Detto questo, procediamo a sigillare il di dietro del razzo. Ecco, abbiamo sigillato con del nastro adesivo la parte posteriore del razzo per evitare fuoriuscite di gas. Vi ripeto che questo non è un montaggio finale perché le cariche vanno posizionate in appositi vani. Adesso andiamo a vedere il test di funzionamento di questa espulsione. Ok, siamo pronti al test. Tra 3, 2, 1. Ok, siamo pronti al test. Tra 3, 2, 1. Potete vedere, ha espulso l'ogiva e il paracadute e in questo punto anche l'ovatta protettiva. Il paracadute, ne vediamo le condizioni, è perfettamente integro, a parte questi buchi che sono stati fatti nel test dell'altra volta, dato che avevamo messo poca ovatta. Come potete vedere è molto semplice da preparare e molto funzionale, quindi spero che vi possa essere stato d'aiuto.